Barbara D'Urso, paura a Domenica Live, ecco cos'è successo a Cecilia Capriotti. Momenti da pressione durante l'ultima puntata del contenitore Domenica di Canale 5. Un paio di giorni fa è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live in rotocalco diretto da Video Nerds e condotto magistralmente da Cancelletto Barbara D'Urso. L'appuntamento è stato ricco di sorprese e naturalmente non sono potuti mancare i talk riguardanti l'Isola dei Famosi 2018 e il ritorno dell'esuberante farmacista Alberigo Lemme. Ma nel tardo pomeriggio è accaduto qualcosa che ha messo in apprensione molti telespettatori del programma Mediaset. Cos'è successo? Nei paragrafi successivi troverete tutti i dettagli. Lucas Casella ipnotizza Cecilia ma lei non si risveglia. Durante l'appuntamento di Cancelletto Domenica Live andato in onda la settimana scorsa, che è stato un momento di paura. Per quale motivo? L'ex naufrago Lucas Casella ha deciso di fare un esperimento su Cancelletto Cecilia Capriotti, ipnotizzare la sua compagna d'avventure dell'Isola dei Famosi 13. La showgirl dopo la fine del test non è riuscita più a risvegliarsi e Barbara D'Urso e l'intero pubblico presente in studio si è un po' preoccupato. Lucas, dopo una serie di respiri profondi, è stato in grado di rendere il corpo della 42enne ascolana molto rigido, tanto da salirgli sopra senza farle alcun male. A quel punto è intervenuta anche lei di Cologno che ha suggerito all'illusionista siciliano alcune domande da fare all'attrice. Dopo che quest'ultima ha risposto agli interrogativi, Casella ha deciso di svegliarla. L'uomo per farlo ha usato testuali parole, 1, 2, 3 svegliati. Virgola ma non è accaduto nulla. Quindi Lucas ha riprovato per la seconda volta e per fortuna la Capriotti ha riaperto gli occhi. Quest'ultima però, è apparsa molto stordita, confusa e dolorante alla nuca. Dopodiché ha salutato tutto il pubblico di Domenica Live lasciando lo studio di Cologno Monzese. Barbara D'Urso conduce il Grande Fratello NIP. E a proposito di Domenica Live, da alcuni giorni su internet circola un rumors su una presunta sostituzione alla conduzione del programma di Canale 5. Si tratta solo di un'indiscrezione o c'è qualcosa di veritiero in tutto questo? Intanto alcune ore fa è stato confermato che Barbara D'Urso tornerà a presentare il reality show Grande Fratello NIP che andrà in onda ad aprile 2018. Dopo anni, lei di Cologno sicuramente pronuncerà nuovamente la mitica esclamazione, ragazzi. Per ulteriori informazioni sull'artista partenopea e i suoi programmi, vi consigliamo di cliccare sul tasto Segui canale Barbara D'Urso.